vedere che cosa diventeranno i tuoi 2 euro, che cosa possiamo fare con poco, togliendoci poco, rinunciando magari, ecco, a quel caffè, cosa effettivamente diventano, no? E te lo fa vedere durante la trasmissione, ma non solo, insomma, tutte le iniziative che UNICEF porta avanti nel mondo, te lo fa vedere attraverso gli oggetti di cui noi abbiamo bisogno per fare assistenza a questi bambini, attraverso gli occhi di questi bambini, insomma, che ricevono la nostra assistenza. C'è un momento molto emozionante durante la serata che riguarda questa bambina di Aleppo, la bambina siriana, però vi devo dire che io ho fatto fatica a trattenermi quando ho visto il video dei migranti in acqua. Ti arriva come un pugno proprio, perché c'è questa mano tesa di chi salva la vita e gli occhi sbarrati e la mano tesa di chi vuole essere salvato. L'adozione è un'iniziativa importante che sicuramente però non va presa con una decisione che non va presa con leggerezza. A distanza può essere un po' più semplice. So cosa significa avere un bambino. Non è così semplice, no? Gestire tutto, specialmente quando fai un lavoro che ti porta spesso lontano. In Ginevra già da tantissimi anni, siccome faccio beneficenza da tanto tempo, e quindi qualche volta la coinvolgo e le faccio vedere quello che succede, quindi lei ne ha conoscenza, giorno dopo giorno capisce sempre di più il messaggio, e anche nelle piccole cose quotidiane glielo possiamo far capire, fin da piccolini con l'adeguato linguaggio, no?